Non si ferma la protesta degli operai del Consorzio Unico di Bacino, da anni senza salario e senza incarichi. All'alba uno di loro, Giovanni De Rico, 49 anni, è salito sulla gru del cantiere per il restauro del castello di Acerra. Ora si trova barricato lassù, a 30 metri dal suolo. Sono 17 anni di precarietà in cui un ente pubblico non versa i contributi da 12-13 anni ai lavoratori, in cui 4 anni di stipendi arretrati, e questa in sostanza è la lotta che stiamo facendo, la nostra protesta. Ho una figlia in cui non riesco a sostenerla, non riesco a sostenere i primi alimenti necessari, come adesso che è iniziata la scuola, i libri, l'autobus. Già mi hanno staccato una volta la corrente a casa per il lato economico. Non potremmo attingere nessuna parte al lavoro, in media tutto quanto teniamo sui 50 anni, non è semplice. Nel tentativo di farlo desistere, gli addetti del cantiere hanno azionato la gru facendola muovere pericolosamente. Intanto altri compagni di lotta di De Rico continuano ad occupare il sagrato del Duomo a poca distanza. Si trovano in una tenda che hanno trasformato in una sorta di presidio permanente per rivendicare lavoro. Riteniamo censurabile, se non che inquietante, l'atteggiamento delle nostre istituzioni cittadine, che in queste giornate di lotta hanno mostrato, si sono fatte vedere pochissimo e anzi se ne sono lavate le mani dicendo che non era una questione che riguardava la nostra città. Sono 4 anni che ci hanno sviliti, siamo persone che hanno bisogno dei loro diritti, cose che la Regione Campania si sta lavando le mani.